Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua e come promesso oggi si parla ancora di mastering. Oggi vi volevo dare 3 consigli utili per quando dovete masterizzare i vostri mix. Allora, partiamo dal fatto col dire che io masterizzo ciò che mixo e vi dico anche che non è una cosa semplice, penso che sia una cosa molto difficile, abbastanza difficile, molto difficile. In special modo se lo si fa nella stessa stanza. Diciamo che vi faccio un intro, io ho avviato a questo problema avendo e creando una mastering room. Io ho una stanza diversa sia di ascolti, sia di progettazione, sia di conversione audio, quindi diversa in tutto e per tutto dalla stanza dove mixo, che è questa. E già questo per me fa una grande differenza, perché quando vado nella mastering room ho una visione nuova, totalmente nuova del mix che ho fatto, e questo mi aiuta, veramente mi aiuta tanto a dare tanto appunto in mastering e a fare un buon mastering. Però ritornando a una situazione che può essere quella casalinga, in una situazione dove magari non tutti hanno una mastering room, che suona, cioè un ambiente comunque controllato, totalmente diverso da dove si mixa, il problema si fa importante. Allora, parto col dire, io non so, tanti ovviano questo problema masterizzando e mixando contemporaneamente, ovvero tanti cosa fanno? Mixano con la catena di mastering inserita. È un approccio, io non lo condivido, perché penso che facendo in questo modo è vero che si adatta il mix al mastering finale, ma è vero anche che ci precludiamo l'opportunità di dare qualcosa in più. Ho provato anche io a fare questo tipo di approccio, però notavo che, ok, sì, il prodotto veniva fuori bene, però mancava sempre qualcosa. Quando masterizzavo in un momento a parte, quindi dicevo, ok, oggi faccio mix e domani faccio mastering, notavo che riuscivo a dare qualcosa in più al brano. Per non precludermi questa cosa, allora a questo punto ho scelto di mixare e masterizzare in due momenti differenti. Però, tornando al discorso di oggi, cosa vi posso consigliare di fare? Il primo consiglio più importante è che non fatelo subito. Non masterizzate appena finito di mixare, neanche dopo mezz'ora che avete finito di mixare, perché ovviamente non siete lucidi, avete troppo il vostro mix nelle orecchie. Importante è il tempo, quindi il tempo, prendersi del tempo è davvero la prima regola per automasterizzarsi. E del tempo non significa un mese, una settimana, basta la classica notte, basta dormirci sopra. Vedete che se ovviamente, non so, finite di mixare verso sera, allora prendetevi la notte per dormire e magari il giorno dopo vi approcciate al mastering. Sicuramente il giorno dopo avete una visione molto più fresca e ma anche un po' più chiara di quello che c'è da fare. Questo vi aiuterà veramente tanto, perché magari vi farà mettere di nuovo mano al mix per adattare delle piccole cose e quant'altro. Se lo fate subito difficilmente riuscirete ad avere una certa lucidità, anzi molto probabilmente rovinerete un mix magari fatto bene. Il secondo consiglio importantissimo è quello di utilizzare delle reference. Reference sono veramente molto importanti, in special modo quando non avete una stanza ben suonante, e in special modo quando ovviamente dovete automasterizzarvi. È critica la cosa, avete già dato tantissimo in fase di mix, quindi la reference a cosa vi serve? La reference vi serve a capire dove siete e dove dovete andare. Questo può essere un grosso aiuto. Ovviamente le reference devono essere matchate, è importantissimo che il vostro mix e la reference siano matchate allo stesso volume, così capite effettivamente prima di partire quanta strada vi manca per arrivare all'obiettivo. Ovviamente la reference deve essere un qualcosa che per voi suona veramente da grande, suona davvero bene. Terzo ed ultimo consiglio, e questa è la cosa più difficile da fare, siate onesti con voi stessi, è la cosa più difficile. Se capite che il vostro mix è pieno di basse, tagliatele, cioè a volte si fa fatica anche ad ammettere con se stessi gli errori che si sono fatti, e quindi questo magari per partito preso non ci fa fare delle operazioni che possono fare bene al mix. Quindi è importante, importantissimo, so che è la cosa più difficile, siate onesti con voi stessi, fatevi delle domande. Come fa Marzullo, e datevi delle risposte. Quindi, ma alla fine è vero, cioè, il mio mix è ben bilanciato, le alte come sono, le basse come sono, cioè, tutte queste domande, e datevi delle risposte. Se le risposte sono negative, agite. Abbiate il coraggio anche di mettere in discussione operazioni fatte il giorno prima con tanti magari sacrifici e tanta attenzione. Però vedrete che con questi 3 consigli, secondo me, in qualche modo i vostri master miglioreranno. Però, ovviamente, la cosa importante, se volete ottenere un buon prodotto, vi consiglio vivamente,
ovviamente di affidarvi a dei professionisti che lavorano comunque in ambienti controllati, che hanno esperienza e hanno macchine idonee per fare un mastering di un certo tipo. Bene ragazzi, come sempre vi invito a dare un'occhiata al mio portale, che è Improve Your Mix, all'interno del quale ci sono tanti contenuti anche per quanto riguarda il mastering e periodi di sconti, fino a fine estate ci sono un sacco di sconti, andate a dargli un occhio. Bene, come sempre vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!